Benvenuti nel mondo dei podcast della Verità. Buon ascolto. Sono Sergio Giraldo, scrivo per La Verità e questo è Mai Dire Blackout, il podcast della Verità che fa il punto su quanto è accaduto durante la settimana nel mondo dell'energia, della cosiddetta transizione ecologica e delle commodity, dando uno sguardo alla stampa internazionale. Il più ricco 1% del paese possiede metà della ricchezza del paese, 5 trilioni di dollari. Un terzo di questi viene dal duro lavoro, due terzi vengono dai beni ereditati, interessi sugli interessi accumulati da vedove e figli idioti. E dal mio lavoro, la speculazione immobiliare. È una stronzata. C'è il 90% degli americani là fuori che sono nullatenenti, o quasi. Io non creo niente. Io possecco. E noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero, Buddy? È il libero mercato. E tu ne fai parte. La lezione di Gordon Gekko al giovane Bud Fox nel film Wall Street di Oliver Stone. Le notizie, le guerre, le carestie, il prezzo di uno spillo. È il libero mercato e tu ne fai parte. Bentrovati, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Mai Dire Blackout. Cominciamo la nostra nuova puntata con le notizie che arrivano dagli Stati Uniti, perché BlackRock e Microsoft lanciano un fondo energetico da 30 miliardi di dollari. Ne ha riferito questa settimana il Financial Times ed anche il Wall Street Journal. BlackRock si sta preparando a lanciare appunto un fondo di investimento in intelligenza artificiale, diciamo così, per una cifra di 30 miliardi di dollari assieme al gigante della tecnologia Microsoft. L'idea è quella di costruire data center e progetti energetici volti a soddisfare la crescente domanda derivante dalla intelligenza artificiale. La partnership finanziaria che BlackRock sta lanciando con la sua nuova unità di investimento infrastrutturale, che si chiama Global Infrastructure Partners, rappresenterebbe uno dei più grandi veicoli di investimento mai raccolti a Wall Street. Microsoft e MGX, che è la società di investimento sostenuta da Abu Dhabi, sono diventati soci del fondo, e Nvidia, il produttore di chip che è in rapida crescita negli Stati Uniti, fornirà consulenza sulla progettazione e sulla integrazione delle varie fabbriche. Il veicolo di investimento è finalizzato ad affrontare le sbalorditive esigenze di potenza e infrastruttura digitale per la creazione di prodotti dell'intelligenza artificiale. Come sappiamo, ne abbiamo parlato diverse volte qui, sono previsti dei colli di bottiglia della capacità nei prossimi anni, perché la potenza di calcolo che l'intelligenza artificiale richiede è molto più alta e quindi richiede molta più energia rispetto alle precedenti innovazioni tecnologiche, e sta mettendo a dura prova i sistemi elettrici un po' in tutto il mondo. Ricorderete sicuramente il caso dell'Irlanda, di cui abbiamo già parlato. Denominata Global AI Investment Partnership, questa iniziativa di BlackRock mira a raccogliere, appunto, come abbiamo detto, fino a 30 miliardi di dollari in investimenti, facendo leva finanziaria per sostenere fino a 70 miliardi di dollari in più di finanziamenti, appunto, tramite debito. Il fondo sarebbe il primo grande veicolo del fondo di infrastrutture di BlackRock da quando questo è stato acquisito per 12,5 miliardi di dollari all'inizio dell'anno in corso. BlackRock ha evidenziato il settore energetico come una delle sue principali opportunità di crescere.
Larry Fink, che è l'amministratore delegato di BlackRock, in una dichiarazione ha detto che è importante mobilitare capitale privato per costruire infrastrutture di intelligenza artificiale come data center e la fornitura di energia, sbloccando così opportunità di investimento che appare essere multimiliardaria. Microsoft si è impegnata a garantire che il 100% del suo consumo energetico sia compensato da acquisti di energia a zero emissioni di carbonio entro il 2030. MGX è un fondo creato quest'anno con la partecipazione massiccia del Fondo Sovrano di Abu Dhabi per promuovere il progresso del paese del Golfo dell'intelligenza artificiale, e è lo stesso fondo che è in trattative per investire nel prossimo round di finanziamenti della società di intelligenza artificiale tra le più famose, che si chiama OpenAI. Torniamo ora in Europa e parliamo di energia elettrica, perche secondo uno studio di ISIS l'aumento della produzione solare ed eolica spinge i prezzi dell'energia europea in termini negativi ai livelli record. Quest'anno i prezzi dell'energia elettrica in Europa sono scesi sotto lo zero per un numero record di ore, poiché il rapido sviluppo della produzione di energia solare ed eolica supera la capacità del continente di gestire l'eccesso di offerta. Secondo la società di consulenza, appunto, che ha diffuso questi dati, nei primi 8 mesi dell'anno i prezzi dell'elettricità in Europa sono scesi in territorio negativo per 7.841 ore, con prezzi che sono arrivati in alcuni casi anche al di sotto dei meno 20 euro a megawattora. Il fattore chiave di questa tendenza è la produzione di energia elettrica, in particolare da fonte fotovoltaica. Negli ultimi 5 anni il dato importante è che la capacità totale dei parchi solari europei è più che raddoppiata, passando da 127.000 megawatt a 300.000 megawatt, mentre la capacità eolica è salita da 188.000 a 279.000. Ma batterie e altre opzioni di stoccaggio, di flessibilità per l'energia elettrica non si sono sviluppate così rapidamente, il che significa che ci sono molti periodi durante la giornata e quindi durante l'anno in cui i generatori di fatto pagano i consumatori per utilizzare l'elettricità in eccesso. Voi direte: che problema c'è? Meglio così, meglio essere pagati per consumare che il contrario. Ma non è così, ovviamente, perché se i produttori devono pagare per produrre, nessuno vorrà più produrre, si resta senza energia. Quindi bisogna trovare altre soluzioni. Il problema si genera perché la produzione fotovoltaica ha un picco, ovviamente, nelle ore centrali del giorno, mostrando un profilo di produzione a campana. Ce n'è talmente tanta di energia in quelle ore di punta che appunto supera la domanda e i produttori quindi pagano per poter continuare a produrre. Poi ovviamente molta energia va tra virgolette sprecata, non viene neanche immessa in rete. C'è da dire che anche la domanda di energia in Europa deve un po' riprendersi dalla crisi energetica iniziata nel 2021, che ha portato a un'ondata di deindustrializzazione che ha fatto appunto abbassare la domanda. I prezzi negativi segnano l'apice del cosiddetto effetto di cannibalizzazione dei prezzi delle energie rinnovabili, che vede scendere i prezzi dell'energia appunto quando c'è il picco della produzione solare e ovviamente la produzione eolica peggiora questa condizione. Le 7.841 ore di prezzi negativi negli 8 mesi sono da confrontare con il totale di 6.400 dell'anno scorso e di 675 di soli 5 anni fa, quando il sistema era maggiormente dominato da produzioni non rinnovabili. L'energia solare è la causa principale di questi prezzi negativi e la Finlandia è il paese che ha avuto il maggior numero di ore di prezzi negativi, in parte anche a causa della sua grande capacità idroelettrica e nucleare di base, che facilmente quindi va a causare il problema sugli impianti fotovoltaici. L'Italia, che fa ancora molto affidamento sulle centrali elettriche a gas, non ha sinora avuto ore di prezzi negativi. L'Unione Europea, sappiamo, ha obiettivo di aumentare ancora
propri impianti solari ed eolici a cifre molto molto alte e qualche analista ritiene che il problema dei prezzi negativi sarà in gran parte risolto entro il 2030 mano a mano che l'Europa introdurrà più batterie di rete per immagazzinare questa energia in eccesso e vi saranno magari degli elettrolizzatori per produrre idrogeno. Vedremo. E intanto torniamo ad occuparci della campagna elettorale negli Stati Uniti, almeno negli aspetti che riguardano l'energia. Questa settimana è stata una novità perché il capo della grande corporation americana del petrolio Chevron, che si chiama Mike Wirth, ha criticato duramente la politica dell'amministrazione Biden in materia di petrolio e di gas, affermando che sta minando la sicurezza energetica degli alleati degli Stati Uniti e minacciando la prosperità del paese. Parole molto dure, comparse sul Financial Times di questa settimana. Wirth, che è l'amministratore delegato del secondo produttore di petrolio degli Stati Uniti, appunto la Chevron, ha affermato che gli attacchi al gas naturale del presidente Joe Biden e congelamento dei nuovi permessi di esportazione per i terminali di gas naturale liquefatto hanno anteposto la politica al progresso, queste le parole virgolettate di Wirth, e avrebbero danneggiato allo stesso tempo gli sforzi per il clima. Questa affermazione sorprendente, ma sentiamo cosa dice Wirth. Dice: le decisioni di Biden aumentano i costi energetici, togliendo dal mercato una potenziale fornitura. Minaccia le forniture affidabili di gas liquefatto, minando la sicurezza energetica per i nostri alleati. E rallenta la transizione dal carbone al gas naturale, il che significa più emissioni, non meno emissioni. Quindi il ragionamento di Wirth è che il gas deve sostituire il carbone, effettivamente portando a minori emissioni. Quando si tratta di promuovere la prosperità economica, la sicurezza energetica e la protezione ambientale, una pausa nel rilascio dei permessi per il gas liquefatto fallisce su tutti e tre i fronti, ha concluso Wirth. Donald Trump, abbiamo già detto molte volte in campagna elettorale, si è già impegnato a ritirare il programma sul clima dell'amministrazione Biden, che egli ritiene essere tra i maggiori responsabili dell'aumento dei costi dei carburanti, per esempio. Il blocco delle nuove esportazioni di LNG da parte dell'amministrazione americana è diventato peraltro un tema assai importante nella campagna elettorale nel cosiddetto swing state della Pennsylvania, che da solo produce circa il 20% del gas degli Stati Uniti e che appunto sarà decisivo nella scelta del prossimo presidente degli Stati Uniti. Nelle settimane scorse Trump ha effettivamente corteggiato i ricchi magnati del petrolio per finanziare la sua campagna, li aveva invitati tutti in una delle sue tenute e aveva cercato di convincerli a mettere soldi in un fondo per sostenere la sua campagna elettorale. Kamala Harris, l'avversaria di Trump in questa corsa alla Casa Bianca, nel 2019 aveva affermato che avrebbe vietato il fracking, che è la tecnica di produzione di petrolio e gas che ha aiutato gli Stati Uniti a diventare il più grande produttore di petrolio e di gas al mondo, ma da allora Kamala Harris ha cambiato idea e ha successivamente decantato l'impennata della produzione statunitense. L'atteggiamento del duo Biden-Harris sul tema del gas è sempre stato abbastanza ambiguo, tra la spinta ideologica ad abbattere questo business e il contemporaneo incoraggiamento alle esportazioni statunitensi verso l'Europa, soprattutto per scongiurare la crisi energetica dopo che la Russia aveva invaso l'Ucraina nel 2022. La sospensione delle autorizzazioni a nuovi impianti di liquefazione di gas rimane in vigore fino a che il Dipartimento dell'Energia non avrà completato un'analisi dell'impatto di queste esportazioni negli ultimi anni. Nel frattempo, quest'estate una corte federale aveva annullato la moratoria di Biden, ma da allora non vi sono stati nuovi permessi per progetti di esportazione negli Stati Uniti. E restiamo all'LNG, venendo ad un'altra notizia, perché il Canada e il Messico stanno investendo decine di miliardi di dollari per
lanciare le loro industrie di esportazione proprio di gas naturale liquefatto, sfruttando, tra virgolette, il fatto che gli Stati Uniti nel frattempo sono in questa impasse dovuta al congelamento dei permessi deciso dall'amministrazione democratica. Secondo la società di consulenza che si chiama Rystad Energy, circa 60 miliardi di dollari di investimenti sono destinati a riversarsi nel settore della liquefazione di gas nei due paesi, appunto Canada e Messico, se si comprendono i progetti già in costruzione e quelli in attesa di decisioni definitive di investimento. Questo è importante anche per noi in Europa, perché una maggiore offerta di gas che facilmente può arrivare in Asia farebbe scendere i prezzi anche del gas liquido diretto in Europa. Il boom degli investimenti in liquefazione in Canada e in Messico arriva appunto in un momento in cui i nuovi sviluppi negli Stati Uniti stanno rallentando e questi due paesi puntano a sfruttare la crescente domanda di gas nel mercato asiatico, che favorirà la concorrenza nell'esportazione di LNG nel Nord America. La maggior parte di questi sviluppi pianificati in Canada e in Messico si trovano infatti sulle coste occidentali dei paesi, il che significa che le navi che trasportano il gas liquido non dovranno passare attraverso il canale di Panama, che sta diventando sempre più un punto di strozzatura nel commercio di LNG. Ciò garantirebbe quindi un accesso più facile e più economico di fatto ai mercati asiatici, che secondo le previsioni saranno quelli che più di tutti guideranno la crescita di questi consumi. La grande società di consulenza Wood Mackenzie stima che Canada e Messico abbiano il potenziale per fornire insieme 72 milioni di tonnellate all'anno di gas naturale liquefatto entro il 2040. Questo in aumento vertiginoso rispetto a praticamente zero che si sta verificando in questi anni. Si prevede che in effetti uno di questi nuovi progetti, quello in Canada, comincerà ad esportare dall'anno prossimo nella Columbia Britannica, proprio verso l'Asia, grazie a un progetto sostenuto da Shell, che detiene una quota del 40%. Questo impianto della Columbia Britannica, appunto, sarà il più grande progetto del paese e dovrebbe arrivare a fornire circa 13 milioni di tonnellate all'anno di gas naturale liquefatto. Il Messico intanto sta seguendo questo esempio e inizia a costruire una propria industria di esportazione lungo la costa occidentale, puntando alla crescente domanda asiatica, e vi sono 4 progetti proposti lungo la costa occidentale che si stima possano fornire circa 23 milioni di tonnellate di LNG all'anno entro il 2030. Questi progetti messicani però hanno un piccolo problema, cioè si devono rifornire di gas naturale dagli Stati Uniti, dal bacino del Permiano negli Stati Uniti, appunto Texas più o meno, e saranno quindi soggetti alla legislazione statunitense in materia di energia, e quindi questo li rende dipendenti anche dal congelamento dei permessi imposto sin qui da Washington. Questo perché il Messico non ha una vera e propria industria propria del gas. Dall'altra parte però, dalla costa occidentale messicana, l'LNG sarà più competitivo appunto in termini di costi, non solo rispetto agli Stati Uniti, ma anche rispetto al Canada. Quindi insomma la partita da qui al 2030 si gioca anche su questi mercati così lontani da noi, ma gli impatti li potremo vedere anche noi sulle nostre bollette magari già tra un paio d'anni. Bene, è tutto per oggi, grazie per l'ascolto e ci risentiamo la settimana prossima con Mai Dire Blackout. Se questo podcast ti è piaciuto, puoi seguire la serie sul sito della Verità all'indirizzo www.laverita.info/podcast.